Il Pescara ospiterà il Latina di Carmine Gautieri per confermarsi al terzo posto in classifica in vista dei playoff promozione, mentre ai Pontini serve almeno un punto per la permanenza in Serie B. Ricordiamo che i preliminari dei playoff si giocheranno il 24-25 maggio, ma questo non interessa ai biancazzurri. Terza e quarta in classifica scenderanno invece in campo dal 28 maggio per le semifinali. Domani sera nel Pescara non ci sarà lo squalificato Ben Ali. Massimo Oddo medita almeno 4 cambi in confronto alla sfida di Modena. In difesa torna Crescenzi, aggregato al gruppo anche Campagnaro, che sarà comunque pronto per i playoff e forse in campo già domani. Sarà fuori Fornasier, che è diffidato e si teme per lui un'ulteriore ammonizione e quindi la squalifica. In avanti Pasquato con Bomber La Padula, mentre Caprari potrebbe riposare a beneficio di Cappelluzzo. Torna in panchina Cocco, che non gioca da diverso tempo. Sull'esonero del DG, Giorgio Repetto, il tecnico biancazzurro, si è detto molto dispiaciuto, ma ha aggiunto: sono cose societarie che non mi competono, e comunque Repetto non scendeva in campo. Io posso dire solo che mi dispiace umanamente e in quanto professionista, perché lavoravamo bene insieme, però poi alla fine queste sono cose societarie che a me competono poco, però certamente non può minare quello che il proseguo del campionato. Come hai detto tu, affrontiamo una squadra che ha assoluto bisogno di vincere, probabilmente anche il pareggio non basterebbe, quindi deve vincere per forza. Non so come approccerà la partita, non credo che faccia una partita all'arrembaggio, anche perché penso che conoscerà le nostre qualità e cercherà di colpire nei momenti opportuni. Ma se la tiene l'acqua alla gola, noi siamo con l'acqua alla testa. Dobbiamo presentarci così, nel senso che noi pure abbiamo assoluto bisogno di vincere, non ci interessa nulla di quello che succede sugli altri campi, la nostra priorità, il nostro obiettivo è vincere, quindi scendiamo in campo per un unico risultato e per il resto non conta nulla. La trasferta è aperta ai tifosi del Latina, all'andata era stata invece vietata ai supporters pescaresi. Intanto si moltiplica il numero dei club che vogliono il bomber della Serie B, La Padula. Ieri incontro a Roma tra il presidente Sebastiani e il patron del Napoli, De Laurentiis, che avrebbe offerto 7 milioni di euro, ma il Pescara ne chiede almeno 9 per privarsi dell'attaccante. Tornando a domani sera, si auspica uno stadio adriatico quasi pieno. Arbitra Leonardo Baracani di Firenze, sarà forse la sua ultima direzione in Serie B a 42 anni compiuti.